Buon pomeriggio. Ragazzi che seguono qualcosa che secondo me è simbolo importantissimo di un processo che andrà evoluto nel 4.0 di Sabakuno Maikun nel secondo trasloco. C'è qualcosa che, nonostante la bella schedule di Sutorima 2.5, c'è qualcosa che non mi sconfinfera. C'è qualcosa che non mi convince. E nel supporto meraviglioso che mi state manifestando già dal pre-show, emozionati per seguire e facendo partire questo hype train, io voglio davvero. Vorrei davvero mettervi in prospettiva un'idea. Stavo pensando a un dettaglio. Hi-Fi Rush. Ok? È un videogioco che ha una particolarità nello streaming. Ha una particolarità nel ritmo in cui palesemente dovrebbe essere giocato. C'è solo un altro videogioco in tutta la mia carriera di streaming in cui ho sentito questa sensazione. Qualcuno di voi indovina il videogioco di cui sto parlando? Tanokami con Doom Eternal ci va vicino, ma no. Doom Eternal poi l'ho preso, anche quelle poche volte che lo giocavo. Sto parlando di un videogioco che non giocato consecutivamente ne veniva Semper Fi. terribilmente violentata l'esperienza. E avete cominciato tutti a rispondere bene. È quello che mi aspettavo, non pensavo ci sarebbe stata difficoltà e mi avete dato grande soddisfazione. Sto parlando di Sifu. Sto parlando di Sifu, che infine è una delle serie più belle che ho sul canale su Torino. Perché comunque sono diventato non un mostriciattolo, ma competente, pronto e sveglio, capace, ho appreso ed è stato molto bello. Molto bello. Ho cliccato, ok? Però Hi-Fi Rush è lo stesso. Io non avevo istintiva reazione nel 4.0 di cambiare la schedule. Perché la mia attuale schedule, quella che vedete nello screen di offline, è veramente bella, completa, eterogenea, tanti giochi diversi, ogni settimana, che proseguono, mi fanno studiare quello che esce nel mercato, mi fanno recuperare quello che il mio backlog non mi ha permesso di avere nella mia crescita, mi permette di andare indietro e al presente, eccetera, eccetera, eccetera. Contemporaneamente, nonostante format veramente fighi come le review blindrun, di cui esiste solo Cyberpunk per ora, quindi i momenti nei quali facciamo maratone tutti i giorni solo su un videogioco per poi farne un video principale, io sto pensando a una cosa. E devo rifletterci molto, perché la mia schedule è varia, ma mi impedisce di portare live dello stesso gioco vicine. L'unico format che può avere live vicine nella mia attuale schedule, ed è stato anche messo temporaneamente da parte come coppia perché abbiamo dovuto incrociarvi altri progetti, sono le opere prolisse. Kingdom Hearts, The Witcher. Quelle sono 2 volte a settimana, quindi circa 5 ore e mezza di contenuto, in base ai limiti delle discussioni che si fanno in live o gli orari che si affrontano. Quindi, quello che si potrebbe pensare di fare è per certi specifici videogiochi non fare mini maratone. Si potrebbe pensare di mettere una live al giorno breve, breve, per il periodo del gioco. Una live extra al giorno, breve, di un'ora. Proprio boom! Un'ora. Un'ora e 20. Un'ora e un quarto. Cioè qualcosa che ti metti a un orario che non danneggia il lavoro e fai, ok, andiamo avanti, ma ogni giorno. Ogni giorno. Così. Così che si mantenga ritmo, consapevolezza e si vada avanti. Ok? Per quanto riguarda Hi-Fi Rush sarebbe perfetto fare una missione al giorno. Metti caso che dura un'ora e 20, un'ora e mezza, comunque alla fine è perfetto. È quello che potrei fare con un Monster Hunter, però in quel caso dipende dove, come, quando. Non è ancora assolutamente
una decisione che ho preso. Chiudo con questo. C'è una cosa che non voglio fare. C'è una cosa che non voglio fare e non la farò probabilmente. Ve la metto sul piatto della discussione, perché in questo modo almeno possiamo divertirci a pensare cosa ne penserebbe il pubblico. Ma io, se mi diceste ti prego fallo, fallo, sarei in disaccordo con voi tutti. E sarebbe: ok ragazzi, sta settimana facciamo Hi-Fi Rush. Fico. Ma no. Perché ci sono tantissime cose. Il retro gaming, i Souls, i backlog, i franchise, i Resident Evil. Cioè, non si può. Mi piace troppo essere eterogeneo. Anche fosse per una settimana. No, ce ne sono 51 all'anno. Non voglio togliere l'arcobaleno. Ok? Però ecco, siamo d'accordo che non siamo d'accordo. Perfetto, perfetto. Posso fare un annuncio piccolo e scemo? Non esultate troppo. Non ne vale la pena. Ma posso fare un annuncio di una serie che farò? Ragazzi, è una delle cose più spontanee, infantili e belle che posso dirvi. Ho voglia di giocare a un titolo mediocre, mediocrissimo, di nuovo. Io vi prometto che dopo il trasloco farò lo spirito dei Souls su Thymesia, anche se l'ho già finito in live. Faccio i video, mi faccio quei 10-8 episodi e lo faccio. Lo voglio fare. È una cosa carina. Thumbnail, cosina, nella cameretta. Me lo rigioco. E così faccio qualche perry. Allora, continua. Traccia 3. Marchiato a lava. Super Dog Bench. Welcome back. 5 mesi. Omeo Max. Gipexio. Shinryu Chaos. Raz Gritz Legacy. Matt. Khan. Buffo. L'Avocated. Vandoc. Hi, I'm Zano. Duke. Grazie dei Gil, FS. Serghino 93, Leech, Benedetto, Pierpaolo TF, Tanokami 68 mesi, Mosmo, Lucas, Dante Vale, Tony HDDD, Drillo, San Calabrio, Francescone. Bentornati e grazie del supporto che, mamma mia, se è di valore. Ok, ho voglia di giocare. Ho voglia di giocare e... L'unica cosa che devo ricordarmi prima di buttarci nel gameplay è come si perria, credo con il tasto B, ma non ricordo nel dettaglio, e se adesso il nostro caro gigante buono esiste davvero nel gameplay oppure no. Ripassino combo non credo sia necessario. Comunque, allora, voglio risposte. Io ho schivato vulcani per arrivare qui e tu compari dal nulla. Cosa? Ma se ho corso. Quindi stai dicendo che eri preoccupata per me? Cosa? No, ero più preoccupata. Attenzione. Per lo stato generale delle cose. Ah, quindi mi stavi seguendo perché pensavi che avrei mandato tutto all'aria. No, cioè non tutto, ma è una buona cosa che fossi nei paraggi. Attenzione, si sta creando un'interazione più amichevole. Fammi indovinare, il tuo famoso informatore è Macaron, giusto? Quindi ce la fai a indovinare qualcosa? Perché non me l'hai detto e basta? Devo ricordartelo? Cosa? Che non mi ascolti mai? Che hai rivelato il nostro piano a tutta l'azienda? Una piccola svista. Beh, non me ne servono altre. Ok. Voglio fare una discussione su Hi-Fi Rush di 3 minuti prima di cominciare a giocare, perché c'è qualcosa che secondo me nel grande schema delle cose non funziona. Parla. Oh, beh, allora dimmi un po',
Lavori qui e al contempo trami per distruggere l'azienda. No, hai frainteso. Io voglio salvare l'azienda. Non capisco. Mm. Se lavorassi qui da tanto quanto me, ti ricorderesti delle idee di Roxanne Vandelay. Lei voleva rendere il mondo un posto migliore. Non pensava al profitto, allo status. Hai mai pensato di lavorare per, che ne so, un'altra azienda? Questo posto e il lascito di Roxanne sono la mia famiglia. Non voglio vederlo crollare. Ok. No! Quindi tu e Peppermint vi conoscevate già? In realtà non ci siamo mai incontrati. Cosa? Pensavo steste collaborando. In segreto. Con nomi in codice. Così non c'era rischio di essere beccati. Ma i vostri nomi in codice sono i vostri nomi veri. E poteva essere una stalker pazza o che ne so. No, non ci ho mai pensato. Ero solo felice che qualcuno volesse aiutarmi. Vabbè, ti è andata bene. Ma la prossima volta non sarò qui a proteggerti. Vabbè. Dovete stare molto attenti all'F, ragazzi. Non, se scrivete F in chat io muoio. Non so nemmeno da dove cominciare con te. A cosa serve una psico IA? Sir Macarol mi ha programmato per analizzare le sue creazioni dal suo esilio dallo sviluppo. Ma la mia analisi mi porta a concludere che si sentisse semplicemente solo. Macaron è simpatico. Dovrebbe essere più popolare da queste parti. Sir Macaron è timido, non ama il confronto e lo definirei una persona ansiosa. Perché non provi ad aiutarlo? Oh cielo, no! Il mio lavoro è informare. Spetta all'individuo cambiare. Senti, devo chiedertelo. Cosa l'avevamo già detto, sì, però? Sì, vedo che Sir Macaron mi ha... Ma... Non... Deliziosa. Mi sa che l'avevamo già letto questi dialoghi. Zarron, grazie dell'incredibile dono a inizio partita. Benvenuti a tutti. Speriamo vi interessi mantenere le sub che avete ricevuto, ragazzi, da questo ragazzone e investitore. Pepedio, welcome to the Covenant. Cram Hero, Andrem, grazie di cuore. Semperfy, grazie delle tier 1, ragazzi. Allora, va bene. Giochiamo. Accidenti, finalmente. Ok, Peppermint. Rapporto della missione. Obiettivo: rientrare nei laboratori IA. La buona notizia è che Zanzo ti crede morto. Basta con questa immagine. L'unico ostacolo è stato lo Z-scudo. A quello ci penso io. Permetterò a 808 di chiamare Macaron. Chiamarmi? Te lo spiego dopo. Oh, finalmente vi ribellate, sir. Dopo tutti questi anni di inattività. Grazie per il rinforzo positivo, Cinnamon. Comunque, il laboratorio di Macaron è proprio sotto la nostra meta. Allora torniamo ai laboratori IA e distruggiamo Spectra. Sembra semplice. Allora, quello che volevo dirvi è che comunque, per quanto sia genuinamente stupendo questo videogioco e che sia ogni livello una festa per gli occhi e per i sensi, comunque il progresso, il platforming è molto anticlimatico, nel senso che il ritmo lì non serve a nulla e generalmente è ovvio, è un modo per decomprimere, è un modo per evitare costante ansia e tensione, ma rimane il fatto che muoversi in queste mappe bellissime, esteticamente sconvolgenti e proprio anche creativamente suggestive, non è divertente. Ti muovi e godi di quello che vedi e di quello che accade, ma ti guardi intorno, prendi qualche centinaio di ingranaggi e aspetti che arrivi la prossima arena. È giusto che non sia solo l'uno o solo l'altro, però, ok? Ma fanno sempre i flash gli attacchi? Gli attacchi nemici faranno sempre flash? Fanno sempre flash. Ok. E allora sta cosa non è male. Flash, parry. Flash, parry. Flash, parry. Puoi tornare sopra in fretta dal corridoio. Che videogioco pazzesco. Peccato per le musiche, però. Oh,
ho sentito un sacco di rumori ed esplosioni da laggiù. È l'ufficio del signor Macaron? Ciccio Benzina, grazie. Spero che stia bene. Ti prego, non fare confusione. O daranno la colpa a me. Eccolo. C'è solo una parete. Esatto. Il firmware di 808 è aggiornato. Dovremmo esserci. Prova a chiamare Macaron. Vediamo come funziona. Allora, ok, con light trigger, con left trigger cambiamo personaggio. Nzabu, grazie del supporto. Grazie, grazie, bentornato. Allora, va bene. Faccio un tentativo. Ah, va bene. Macaron, un aiuto? Ma posso farlo anche la prima volta? Vediamo un po'. Puoi farcela, mai. Non mi scappa, ecco. Sì, posso farlo subito. Non male, Macaron. Ora sei passato all'azione. Ok, problemi, risorse umane. Ho notato che il Dipartimento Ricerca e Sviluppo ha annunciato moltissimi progetti senza prendere in considerazione il lavoro dello staff. Abbiamo un numero limitato di progettisti e programmatori che non sembrano sufficienti per tutti i progetti. I miei suggerimenti: ridimensionare i progetti in modo che utilizzino meno risorse in base alle necessità dell'azienda. Assumere o creare forza lavoro aggiuntiva quando necessario. Impedire a Zanzo di usare ogni singola unità disponibile per i suoi progetti personali. Abbiamo anche altre cose da fare qui. Grazie. Ha senso. È vero, cambia il colore del ritmo in base al personaggio. Oh, ragazzi, il design di questo videogioco è veramente acuto. Cazzarola. Bravi. Ma come no, Farmath? Mamma mia, ricordi quando Sony investiva in progetti originali? Folklore, bravissimo, era eccentrico, non è un grande videogioco, ma era creativo. È qualcosa che l'industria ha perso quasi completamente, eh. In realtà Sony è stata più originale in questa nona generazione rispetto a pressappoco quasi ogni altro inizio dall'epoca PlayStation 2, ma il problema è in realtà peggiorato. Parecchio. Parecchio. As a whole industry, però l'indie development e il Game Pass secondo me permettono una libertà che le aziende non hanno più. Mi serve aiuto! Carica di pugni in arrivo. Beh, che voglio farlo subito. Macaron, non mi scappa. Ok, siamo tornati a quel trapano gigante. Lo vediamo. Ora scalalo, così torniamo dove eravamo. Andiamo, andiamo. Così vediamo cosa fa Macaron in combattimento. Perdoni, andiamo. Tocca a te. Sì, Mikami ha lasciato Tango. Ehi, Chai! Non è uno Z-scudo, ma posso aiutarti a togliere di mezzo quel masso. Immagina che sia uno scagnozzo di Zanzo. Nota personale di Vasser. Ok. Il fatto di lavorare in questo pozzo di lava dovrebbe infastidirmi. Il punto è che vogliono scavare ancora più in profondità nella lava per avere energia per la struttura. È assurdo pensare che quello che stiamo facendo sia solo una parte di ciò che Zanzo ha in programma. Ma non dovrebbe essere un problema. Mi hanno montato questo del braccio, questo bel braccio trivella per scavare. Potresti rivelare rocce tutto il giorno. Non ho attrezzatura di sicurezza, ma non mi importa. Di certo non cadrò.
audio trasformato in testo. Va bene. Poverino. Sentite qui. Stavo cercando informazioni su Spectra nei database. Ma Zanzo ha vietato l'accesso a tutti i dipendenti. Quindi chi ha l'accesso? Da quello che vedo, solo Kale e gli altri capi. Sono tutti coinvolti. La cosa strana è che Corsica, la responsabile della sicurezza, ha un accesso limitato. La responsabile della sicurezza non ha pieno accesso. Un problema. Segreti dell'avventuriero. Ci picchia. Tosta questa. Ok, questo è un segretone. File di note aperto. Immagino che questo sia il loro modo per farmi andare via senza dirmelo direttamente. Vogliono che aggiusti le macchinette del caffè con degli aggiornamenti firmware per impedire che vengano infiltrate dagli hacker. Ma mandarmi in questo posto isolato e pieno di rocce dietro una cascata? So cogliere il messaggio. Se volete licenziarmi, fatelo e basta. So io cosa farò. Ora che ho accesso alle macchinette del caffè, vedremo se vi piacerà il fatto che col nuovo aggiornamento firmware ci sarà solo caffè decaffeinato. Mazza, un mostro! Un mostro! C'è un limite a tutto! Come scusa? È di nuovo... The Evil Within. Facciamo anche penare per ottenerli, in questo caso distruggendoli. Dobbiamo smetterla. Basta nascondere le nostre ricompense. Ma cos'è una ricompensa se non viene guadagnata? Hai ragione, piccoletto, come sempre. Forse è questa la strada giusta. Combattere ci rende più forti. Idea, rendiamo le ricompense più difficili da ottenere. Le lacrime e il sudore rendono la torta ancora più buona. Acceleriamo, solo i veri combattenti si guadagneranno i premi migliori. Va bene. Va bene. Se sei disposto a combattere, forse ci saranno delle ricompense per i tuoi sforzi. Che vuoi rigiocare, porca miseria? Ho già fatto tutto qua, siamo sicuri? Sembrerebbe di sì. Là non ci posso ancora andare. El Shaddai lo conosco. Non l'ho mai finito, ma lo giocai all'epoca. Mi piacerebbe riportarlo, onestamente. Sarei praticamente blind. El Shaddai era molto particolare, comunque. Molto ispirato, a dire il vero, a livello estetico, ma non molto a livello ludico. Queste parti non sono per niente ben sfruttate. Tutti ai propri posti! Ho un'idea che richiede la collaborazione di tutto il personale. Abbiamo già la giornata piena, quindi dovremo darci molto da fare. Porterò di nuovo Theatrhythm Disc Estate.
Cerca su Sutorima. Ci ho fatto una maratona. Genesis, grazie. Bentornati, ragazzi. Il sub goal si colora. E il futuro anche. Forza e coraggio 4.0, arriva presto. No! Ma gioca da solo! Pronto per un altro round? Ok, fammi provare. Chiamami, distruggo io quegli scudi. Macron? Sad boy! Grazie! 5 sub in dono. Benvenuti che li hai ricevute, di cuore. Allora, ok, può fare indietreggiare i nemici più deboli, ma soprattutto può distruggere gli scudi nemici. Una volta distrutti, Chai e Peppermint potranno finalmente infliggere danni. Assicurati di selezionare Macaron con left trigger. Ok. Usa molta forza e ha bisogno di più tempo per ricaricarsi rispetto a Peppermint. Ottimo. Dopo averlo usato puoi aspettare o passare a Peppermint. No, no. Esatto. No. Ah, serve range, ok. Ma come? È già morto? Volevo provare ad aumentare... Ok. Siamo sicuri che sia troppo tardi per la diplomazia? Direi proprio di sì. Concentrati, il laboratorio Spectra è vicino. Grazie, Henrik. Sub, è vero, S.A.B. Era tutto scudo questo avversario. Sembra che tu sia stato modificato di nuovo. È un'altra esistenza estranea quella che vedo lì? È Frigo! Oh. Cioè, questo è uno dei miei progetti. È molto d'aiuto, non trovi? Forse, ma a volte con i suoi consigli si prende un po' troppa confidenza, no? Davvero? Credo sia solo gentile. Ma quella voce! Deve essere Macaron! Sono felice di sentirti di buon umore. Non sapevo che a Macaron piacesse combattere, ma sembra che ti stia aiutando. È l'unico che può distruggere gli Z-scudi dei nemici. I colpi di Macaron possono infliggere danni seri ed eliminare i nemici. Ma stai attento, è piuttosto robusto e potrebbe volerci più tempo per chiamarlo in combattimento. Per questo ti può convenire passare ad altre esistenze strane per non interrompere gli attacchi. Certamente. Adoro questo tizio. Sono felice che tu sia ancora in giro. I miei giorni alla Vendelei sembrano contati, ma aiuterò se posso. Oh, che bella rimpatriata. Ok, mentre la mia clavicola. Ah! Ai ai ai. Sto rotto, ragazzi. Credo sia la prossima stanza. Da, è chiusa. E non è uno Z-scudo.
Trova il modo di entrare in stile Chai. Cinnamon mi sta facendo un test della personalità. Certo, Vok. Tutti. Laboratori RA. Non cambia molto. Aspetta, Peppermint, non arrabbiarti. Indifferente, irascibile, neanche mi conosci. State dimostrando che ho ragione. Andiamo, Chai, garantisci tu per me, no? Io non voglio saperne nulla. Guarda la qualità dell'ambiente. Ma questa storia delle settimane da 8 giorni è ancora peggio. Perché ci sono 4 lunedì consecutivi ora? Consente di diventare invincibile per un breve periodo quando si esegue una parata direzionale con tempismo perfetto. Perché dovrei volerlo? Volevo verificare che leggessi davvero queste descrizioni prima di comprare i chip, però ne ho scritta una praticamente inutile. Non è possibile. Vabbè. Io boh. Io boh, ragazzi. Quello è il Renzo. Sapete che quello è il Renzo Kugan, vero? Vediamo un po' qua. Una combo improvvisata con Macaron. Chiedi aiuto a Macaron quando è il momento di eseguire un vai così per fargli colpire un nemico e far roteare in aria i nemici indeboliti. Il nemico resterà sospeso e subirà danni, dandoti l'opportunità di saltare e continuare la combo. Incredibile. Sto gioco è veramente incredibile. Carezza. Respingi gli attacchi nemici con un pugno micidiale di Macaron. Chiama Macaron un battito singolo dopo una parata per riuscita e lui attaccherà il nemico. No, non mi interessa. Non mi interessa. Beh, ti attacca dopo un parry, eh? Non mi interessa. No, no, no.
Questa è molto figa. Cazzo, se è figa. Qui c'è molto su cui lavorare, eh? Oddio, è questa? Ma cosa? Scusa? Posso stordire con con Pepper e poi caricare il colpo. Però è vero che trovare il momento giusto per farlo è... è difficile. Vedremo. Vorrei imparare a sfruttare il Perry al meglio. Ah, New Game Plus. Ah, ok. Ok. Aspetta un momento. Chai, dove sei? IA era chiuso, quindi sono entrato nel laboratorio RA. Oh oh. Tanto va la gatta all'ardo? La gatta è con me. Siamo nei guai. Non so come, ma sei riuscito a superare i miei giocattoli e senza lasciarmi guardare. Imperdonabile. Per fortuna, i miei laboratori RA sono perfetti per ricreare... realtà aumentata. ...perse come questa. Visione artificiale della realtà riprodotta tecnologicamente. Bart, brevetto approvato. Così reale, da fare male. Wow, è come essere davvero lì. Lo so, è fantastico, vero? Ora vediamo cosa mi sono perso. Più un piccolo extra. Merda. Prendili, maccheroni! Lasciatemi giocare! Assaggia questo! Non ti fare sul set! C'è troppa luce qui, è avvantaggiato. Spegnete le luci. Signor Jackson, usare l'RA così è molto costoso con il nostro budget. Zitto la che! Fallo e basta! Sono davvero troppo forte! Aspetta qui! Non mi scappa! Aspettami! Io sbaglio continuamente perché mi dimentico sempre di HP.
Mi sbaglio sempre. Non ho curato gli HP e non ho fatto abbastanza parry. Il VAT è instabile. La simulazione sta perdendo qualità. È la lente di proiezione. Cerca di distruggerla. Ah, ho capito. Mancato? Non devo prendere il centro? Devo tenere premuto? Cosa vuoi da me? Ah, a te devo tenere premuto. Ok, la Y. La lente è distrutta. Era un quarto del nostro budget. Useremo i soldi dei bonus di fine anno, allora. Il mio bonus? No! Quel programmatore aveva ragione. Zanzo sta bruciando tutto il suo budget. L'immatura visione creativa di Zanzo gli impedisce di capire la realtà dello sviluppo. Sfruttiamo! Senza budget il flusso di lavoro si fermerà del tutto. Chai, provocalo. Fatti lanciare oggetti costosi. Guarda qua. Godiamoci. Cosa? Chai che prosciuga il budget. Come, scusa? C'è la budget boss fight. Ma che veramente? Non è possibile. È bellissimo. Vediamo. Da qui siamo arrivati, no? Sì. Okay. Visto che non possiamo ripetere i livelli, ho sempre un po' d'ansietta, eh. Allu, Aduyal, Zucche, Anthony San, Sir Fuffi. Grazie. Bellissime parole anche. Questa è una realtà virtuale, no, è solo... Zanzo ci sta facendo lavorare a 5 per invece che alla solita 3 per. Alla solita 3 per. Se trovo quel ragazzo... Smettila, vengo a cercarti dopo aver sistemato quel difetto. Oddio, poverino. Guarda, li sono impazziti. Ho disattivato le gambe per concentrare tutta la mia CPU sulla programmazione. Sto lavorando un sacco, ma non so come farò a tornare alla scrivania. Così sono più efficiente. Continua. Oh!
Questo sarà Goober quando mi trasferisco, sì. Non mi reggo in piedi. Ma perché Zanzo vuole quel tizio così tanto? Con tutti che ci lavorano all'unisono, questi dati sono puro caos. Oh, 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 oh. E ora il secondo round. Spero che tu abbia qualche novità per me. Sei andato molto bene nel nostro addestramento. Aumentiamo la difficoltà. Di nuovo? Non ti basta? Allora magari serve qualche piccola sorpresa. Fatelo entrare. Non è ottimizzato. Rallenterà la simulazione. Non mi importa quanto costa. Avviatelo. È una bella spesa. Prosciutto col bacio. È stato sostituito da lui. Prendi i maccheroni. Una passeggiata. Ups. Mi serve aiuto. La sala mi serve. Tocca a te, trasformi. Oh no, sbagliato. Sono ancora scarso nei punteggi. Forse non faccio combo abbastanza diverse. Ma nel resto più o meno ci siamo. È preoccupatissimo l'occhio. Quanto ti sta costando, Zanzo? Allora, Zanzo, dov'è il tuo spettacolo epico? Voi persone comuni non capite la qualità. Volete solo le esplosioni. Beh, se è quello che vuoi. Diamogli una bella lezione. Un buon comandante bilancia creatività e obiettivi realistici. È chiaro che a Zanzo serve aiuto. Non ha mai capito la vision di Roxanne. Accontenta solo le pretese di Gale a patto di ottenere ciò che vuole. Fortuna non lavoro qui. Mi ha rubato il lavoro? La vita e sta rovinando l'azienda. Beh, allora ci gusteremo la sua caduta. Il laboratorio di Zanzo è dietro la prossima stanza di R.A. Preparati. Ragazzo d'oro. Il fatto è che secondo me nel New Game Plus i livelli cerchi proprio di skipparli, capite? CVD, ottimo. Andiamo. Maccheron. Un aiuto? Maccheron, fagliela vedere. Mi
ciò che fare sul set. Ok. 42.000? Wow. Tutta questa confusione mi fa venire nostalgia dei vecchi tempi in cui ci guidava il signor Macaron. Spero che torni un giorno, così potrò di nuovo impegnarmi per lui. Oh. Signor Macaron, è qui! Intendo cambiare le cose qui. Primo passo, liberarsi di Zanzo. Sono proprio d'accordo con la sua decisione. Faccia buon lavoro. Stai attaccando me, non il mio orgoglio. Fasi per imparare a meditare. Sponsorizzato dall'acqua frizzante di Mimose. Quando siete stanchi o stressati, ricordatevi di praticare la meditazione Vandalay, una tecnica utile a superare pensieri non necessari. Fase 1. Passate in modalità riposo e incanalate i pensieri del vostro chip interiore. Identificate le vostre emozioni e riconoscete le vostre sensazioni riguardo il problema. Se avete sensazioni negative verso chiunque tranne voi stessi, ricordate a voi stessi che si tratta di pensieri negativi. Avete provato a pensare al fatto che potreste essere voi la fonte del problema? O che potrebbe non essercene alcuno? Qualunque esso sia, sicuramente non è colpa del vostro superiore. Ok, wow! Attenzione! That's so deep! Si parte! Scarica di pugni in arrivo! Non mi interessa in realtà, non ho... Al massimo mi metto la cura e via. Così almeno tutto lo staff è pronto, ma i costi è sicuro? Se sono sicuro! So quello che voglio e non voglio sentir parlare di costi! Accendetelo e basta! È abbastanza epico per te! Jai, è fantastico! Il budget sta finendo! Vuoi ancora una cesta regalo? Puoi scommetterci! È tutta tua! Cos'è? Platforming? Cosa? Magia! La cesta! Guardalo! Pensavo fosse più grande! Cosa? Lo vedrai! Te la farò sudare quella cesta! È un idiota! È veramente un idiota! Zanzo volerà troppo vicino al sole. Non è possibile. Non è possibile. Programmatori, dove sono i miei nemici? Ah, ci dia più preavviso. Non decido io quando arriva l'ispirazione. State al passo. Devo stare attento ai ferri, eh. Aspettati, tocca a te.
miseria, che madonna di combat system quando sviluppavo. Ho sbagliato. Allora, devo lavorare sul punteggio. E ho sbagliato due volte il tasto per chiamare l'alleato. Andate a prendere la cesta. Di parte. Nessun problema. Durante il vai così, mi sa. Oh, basso punteggio. Oh, basso punteggio. Devo fare più combo diverse, vero? Devo fare più combo diverse e essere colpito meno e tenerli più in aria. Devo tenerli più in aria. Esatto, prendo troppi danni. Mi concentro sul distruggere, ma non sul non essere colpito. Se ti vai a colpire, il moltiplicatore combo si azzera. Non è per niente semplice il combat system, ma è un pregio in questo caso. E le abilità speciali moltiplicano il punteggio. Ok. Devo comprare quindi sia con... Non mi entrava perché non ne avevo con lui probabilmente. Va al ritmo, tra l'altro. Non ci sono altri segreti, è vero? Mi sa che mi sono perso qualcosa oggi. Ho visto, ragazzi, non l'ho riconosciuta la Torture Dance, però avete ragione. Non l'ho riconosciuta. Cristo santo. Incredibile. Cesta regalo. Però che Chai ci tiene la cesta regalo, capito? Vuoi questa? No! La cesta regalo! Ragazzi? E ora preparati a cadere! Voleva che facessimo cadere la piattaforma. Non era implicito! Ok, un attimo. Oh merda! Si parte! Forza, Chai! In arrivo! Mi hanno tolto il controllo del gioco, bastardo! Devo fare più perle! Vero? Molti di più! Piccoletto!
E questi? Ammazza che bordello sto scontro con i... Ho sbagliato. Non ci sto capendo nulla, non mi vedo. Ok, ho perso completamente il controllo del combat qua. Completamente perso il combat. C'è sempre più a cui pensare. È incredibilmente complesso da tenere a bada. Per niente buono. Continuo a ucciderli in fretta, ma non in maniera interessante. Il signor Chai ha decimato il suo budget. La lente, Chai. Vabbè che sto giocando ad hard, però non è quello il punto. Ops. Troppo poco. Posso unirmi anch'io? Facciamo la finta. Tocca a te, Peppermint. E andiamo. Assaggia questo. Lasciali a me, sai. Ho distrutto tutto quello che mi hai propinato. Forse ti serve un corso di design. Ah, beh, mentre eri alle prese con i miei diversivi, io ho lavorato a un progettino tutto nuovo. Una cosa con libertà creativa completamente illimitata. Mix di intrattenimento e qualità. Vabbè. Quasi esaurito. Il mio capolavoro. Adesso tutti vedranno che noi abbiamo... Fondi esauriti. Oh. Palato. Finiscilo! Oh, giusto. Questa è tutta colpa tua! No. No. Basta chiacchiere. Ora vediamo cos'hai su Spectra. Non è possibile. Non è possibile. Ok. Sicuramente Zanzo ha nascosto le informazioni su Spectra. Forse in un database protetto da password e... È qui, proprio sul desktop. Oh. Ok, allora. Spectra. Manipolazione cognitiva, regolazione degli stimoli mentali. Vogliono controllare la mente, come pensavo. Bene. No, male. E l'attivazione di Spectra è stata approvata. Questa è sicuramente la fine per il signor Chai. Possiamo fermare tutto adesso. Da quello che vedo, solo con i passepartout di tutti i capi. Stai dicendo che ci servono... Ci sono 6 capi dipartimento e 6 passepartout. Ne abbiamo già sconfitti 2. Ce ne restano ancora 4. Allora, cosa aspettiamo? Avanti il prossimo. Vai con la musica. Il disco è finito. Eh? Sappiamo tutto di Spectra, Kale. Non la passerai liscia. Nessuno mi farà il lavaggio del cervello. Adorabile. Ma sei nella mia struttura circondato dalla sicurezza. E tu? Pensavo avessimo chiuso. Eppure eccoti qui. Devo arrestarli, signore. Certo che devi arrestarli. Se no, perché ti avrei fatta vedere? Potremmo avere solo un... scusate, solo un secondo. Ah.
conosci quel tipo? Possiamo parlarne dopo. Sì, ok, dopo. Forse so come fuggire. Davvero? Vi fidate di me? Gli stiamo davvero concedendo un momento, signore. Esatto. Seguitemi. Ok, venite a prendermi. Scappate! Era... Scusa? Ma dai! E adesso? Il piano del signor Chai non va oltre, temo. Tornate tutti al rifugio! Non ti lasciamo! Non devono prendere il passepartout! Non discutere! Li distraggo! Voi scendete, io salgo! Non farti fare troppo a pezzi! Allora ti importa! Voglio quel difetto! Prendetelo! Ah, non posso fare la combo? Devo dare due input, cioè devo mettere, devo lasciare la levetta. Attivate i laser di sicurezza. Sicurezza, arrabbiato. Fight. Ok, non posso farlo se sono... ho equipaggiato quello sbagliato. Lo pare io perdo. Madonna, sto punteggio non sale. È il momento di scappare, signor Chai. Il fatto è che ci sono molti nemici pesanti che non posso mandare in aria, forse salvo attacchi che non conosco ancora o che non mi ricordo possano sollevare nemici grossi. Oh! Ma non ero preparato a questa cosa. Peccato, avremmo ottenuto A in questo quadro se non fossi morto. Abbiamo passato tutti A. Posso mandare tutti in aria, ma non so come. Perché gli attacchi standard non... È il momento di scappare, signor Chai. Minchia, stavo parlando con voi e non ho visto cosa sta succedendo nel gioco. E cos'è il dash attack potente? Ah, il dash attack... Ah, posso veramente usare solo il dash attack per mandare in aria i nemici grossi? Minchia, avrei fatto S a tutto a saperlo. Ero convinto che non potesse succedere. Ah, vabbè, capirai. È una cazzata, allora. Cioè, tutti i combattimenti sarebbero stati completamente diversi. Non ci ho mai provato perché pensavo che i nemici grossi non potessero essere lanciati in aria se non con un'abilità speciale. E allora... Figurati. Figurati. Oh, wow. Wow, 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 wow. E come faccio a capire quando gli si rompe l'equilibrio? Madonna, sta parte, quando faremo il New Game Plus per tutti gli S, dovrei farla perfetta. C'è la barra gialla. Quale barra rossa? La barra gli diventa rossa. Quale barra rossa? Ragazzi, se c'è una cosa che ha Hi-Fi Rush è uno schermo molto sporco e poco pulito. Ha tante cose a schermo caotiche e colorate che esplodono continuamente, quindi... Quale barra dello stordimento? Non ho mai visto nessuna barra dello stordimento in gameplay. Accanto ai nemici. Merda, accanto ai nemici di cui devi guardare i flash, gli attacchi, la posizione, le armature e gli scudi? Ok, c'è una sesta cosa. Va bene, darò un'occhiata. Ok. È il momento di scappare, signor Chai. Mi serve una mano!
Vado. Si parte! Lasciali a me, Jai! No, il rumore di quando ti rompo la postura l'ho sempre sentito. Ma da qua poterci strategizzare sopra? Vediamo, eh. Barra. Io non vedo nessuna barra accanto ai nemici. Sto perdendo tutto. No, non tutto. Scappa da lì. Ma scappa cosa? È bellissimo. Ok, devo scappare. Solo quelli grossi hanno lo stordimento. Ok, ha senso. Mi dai i rocchi in vista? Prepara il magnete. Intercettato il bersaglio. Solo i grossi avessero la barra di sordimento era ovvio, in effetti stavo un po' facendo più l'idiota che altro, però sono ancora poco convinto della mia incapacità a riguardo. Maledetta ora settimana, lo odio, è come con Sifu, non sono per niente contento. A giocarlo come un qualunque cristiano non sarei in questa posizione. Bella mossa da Rockstar, c'hai. Non provare a scappare. Rubi la mia tecnologia e poi ti definisci una rock star. Per cosa di preciso? Per averti steso. E credi di esserci riuscito? Perché no? Non credo che tu ne sia capace, ragazzo. Solo 1 su 4, Corsica. Pessimo risultato. Già, Corsica, che ti succede? Sa dove sono gli altri, lo farò parlare. Mandalo da me quando hai finito. Lo butterò nella fornace io stesso. Chi l'ha preso? Certo, perché sono morto con i continua. Ok. Però peccato, quanto mi piacerebbe poter rifare queste cose per imparare. Però una volta a settimana non si può fare, ragazzi. Beh, sono felice che sia finita. Una volta a settimana mi sento completamente incapace. Anche perché probabilmente l'ho usata la barra dello stordimento in altre fight e non qua. Non si può fare 8 giochi a settimana. Un'ora. E sta stato il gattino, sì sì. Che cosa bella questa. Signor Chai, avete dimostrato di essere un comandante intrepido. Vedete, giochi che usano B, giochi che usano A. Signor Chai, impazzisco. Ok. Allora. Signor Chai, la vostra è stata una prestazione stupenda. Mi avete fatto capire che mi ero sbagliato su di voi e sul vostro profilo psicologico. Quindi, ora com'è? Ho capito che invece di agire incautamente perché vi sentite inferiore, ora lo fate per fiducia in voi stesso. Siete fonte di ispirazione per la squadra e per i bambini dai 5 anni in su. Ho il bollino verde. No, in realtà a livello narrativo stavo per farmi qualche domanda, però ero talmente deluso dal gameplay che... stavo concentrandomi più sul lato ludico. È ovviamente particolare.
Oddio, belli. Sì, esatto, un'ora e mezza di gameplay a settimana per i videogiochi non ti permette, quando ne fai tra l'altro uno diverso ogni giorno, di diventare minimamente dignitoso in ciascuno di essi, in nessuno di essi, il che è il contrario del videogiocatore che voglio essere. Quindi la cosa non va bene. Allora. Questi sono i livelli, no, sono i graffiti. Ok. Ehi, Chai, come sta la nostra Rockstar? Scusa? Chai, che bello vederti. È bello vedere che siamo tutti fuori dai guai. E sei stato un vero spettacolo. Come fai ad avere tutte quelle idee geniali? Vorrei potertelo dire, ma è un segreto che non svelo nemmeno a me stesso. Ha assolutamente senso. Beh, senti, fai una pausa, stenditi, te lo meriti. No, ti prego, ti prego, ti prego. Ah, alcune ne ho perse. Poche, ma ne ho perse. Dubito che ti servano, eroe, ma ho dei bei potenziamenti per te. No, vabbè. Cioè, quello che hai fatto è stato davvero di ispirazione. Cosa posso dire? A volte ispiro anche me stesso. Quando siamo saltati dalla finestra, mi hai mostrato come essere forte. L'importante è vivere il momento e non pensare alle conseguenze. Oh, parole sante. Ma ehi, senza di voi non sarei mai arrivato fin qui. Se hai bisogno, per te ci sarò sempre. Madonna mia. Ehi, ciao. No, non, non... Dubito. Devo resistere, ragazzi. Dobbiamo resistere. Dobbiamo assolutamente resistere. Però potreste essere contenti degli attacchi, delle cose che faremo. Cioè, settimana prossima dobbiamo...
È difficile decidere che cosa fare. Allora, intanto vediamo la cutscene introduttiva. Allora, cosa può fare un tipo fantastico come me ora? Quando faranno un film, chi mi interpreterà? Dio o ancora santo. Meglio, quando faranno un videogioco, chi sarà il mio doppiatore? Senza di te, sarei solo io senza una gatta robot. Anche le rockstar hanno bisogno di rilassarsi a volte. Cristo. Ora sconfitto il cattivo, che si fa? Credo sia prematuro festeggiare. Credo che tu non abbia ancora capito. Apprezzo che tu abbia rischiato la vita, ma ora devi svegliarti. No. Un attimo, svegliarmi da cosa? Chai, sei stato catturato da Corsica. Vuoi dire... Ehi! 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 Stai dormendo di nuovo! Dove sono? Veniamo al punto. Dimmi dove si nasconde il resto della tua squadra. Perché non distruggi quell'IA per me? Poi ne parliamo. Perché Spectra vi ossessiona tanto? Volete sapere cos'è? È un aggiornamento del firmware, come per tutti i nostri robot. Sembra che qualcuno non abbia visto il codice, o quello che è. È un'IA che controlla la mente. O quello che è? Già, dimenticavo. Sei l'unico capo dipartimento che non ha pieno accesso a Spectra. Forse dovresti indagare. Sono... troppo stanca adesso. Fai un sonnellino e togliti dalla testa questa Spectra. Domani avrai l'ultima chance di confessare. Togliti dalla testa questa Spectra. Vedrai. Devo solo uscire. Cavolo. 808 non c'è mai quando... Sì, in italiano non è eccezionale, Corsica. 808, contavo su di te. Ottimo. Voglio dire, per quanto sia sorpresa, il tuo piano ha funzionato. Davvero? Questa si chiama reciprocità. E ora che facciamo? Cominciamo uscendo da questa cella. Facciamo un po' di rumore. Io boh. Con il nervo, con il tic del dolore che gli è rimasto. Io
devo dare a Cesare quel che è di Cesare. Devo riuscire a giocare molto meglio questo Hi-Fi Rush. Perché, per carità, è ovvio. Prendiamo le A, prendiamo le S nel tempo, facciamo le cose bene. Non è che abbiamo difficoltà, ma io voglio farlo meglio. Porca miseria. Porca miseria. E non solo, poi voglio fare le cose per bene anche di completismo. È un titolo che merita spazio, solo che non so come darglielo in questo periodo. Esatto, basta veramente giocarlo più spesso. Basta unicamente, serenamente giocarlo più spesso. Allora, il fatto è questo. Mi parlate di sostituirlo a qualcosa. Di sicuro non fermiamo The Witcher 2, poverino. Quindi quello ci sarà. Long per me è un must. L'Ascended è appena cominciata. Quello che possiamo fare è, prima che cominci Enter the Gungeon, al posto di Isaac finiamo Hi-Fi Rush. Ma vedremo. Sappiate soltanto che è un tipo di combattimento tecnico non immediato che io voglio fare bene, che io voglio riuscire a portare a casa. Quindi lo faremo. Allora, signori, è un enorme piacere essere qui. E domani avremo belle cose. Quindi, alla prossima. Semperfy e Old Sponge, Rusty, Mock, Hollow Knight, Puppy Gamer, The Legend of Memo, Perforant Ray, Hicks, Sharon, Heroid, Gero Gero, Manciolima e Nightless, grazie. Buona serata. La settimana prossima sarà piena di roba, l'Ascended Wulong. Qui comincia roba la settimana prossima, non vedevo l'ora. Ciao ragazzi, buona serata. Bello, 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 Hi-Fi Rush.